Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento che racchiude quelli che sono i maggiori rappresentanti della produzione agricola in Sicilia. Nello specifico siamo nel padiglione della regione Sicilia, proprio all'interno del MACFRUT, la fiera internazionale dell'ortofrutta che si tiene puntualmente ogni anno a Rimini dal 9 all'11 maggio. Quest'oggi siamo in compagnia, come dicevo poc'anzi, di quelli che sono i rappresentanti dei consorzi e dei vari distretti e cominciamo subito con il presentarli e parlare con ognuno di loro dei loro progetti. Allora, il primo al quale chiedo immediatamente, Rino Nicolosi, presidente del consorzio di tutela dell'arancia rossa IGP, di parlare del progetto di tutela al quale insomma vi state interessando e verso il quale vi state muovendo. Sì, grazie per l'opportunità. In realtà non sono il presidente, sono il segretario nonché il responsabile per la tutela e la vigilanza della denominazione. Per quanto riguarda appunto l'attività di tutela e vigilanza, ci siamo mossi parecchio in quest'ultimo anno e abbiamo fatto parecchi controlli rispetto all'anno prima quando abbiamo iniziato. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche elevato sanzioni amministrative a due aziende purtroppo. E questo non ci fa piacere, noi siamo più contenti a dare l'uso della denominazione anziché sanzionare le aziende che impropriamente usano la denominazione. Quindi basta fare una richiesta, una semplice richiesta al consorzio di tutela che il consorzio tranquillamente dà l'uso della denominazione per quanto riguarda l'attività di tutela e vigilanza. Bene, adesso invece vorrei parlare con Carmelo Donzì, che è presidente del costituendo distretto Fico d'India. Carmelo Donzì, insomma, avete avanzato una proposta proprio legislativa in regione che vada a tutelare i vari consorzi. In che senso? Noi siamo gli ultimi arrivati all'interno di questo tessuto costituito dai distretti produttivi di Sicilia. La nostra è un'aggregazione giovane che conta circa 1000 ettari di associati in 78 aziende, 28 comuni e i principali enti produttivi e scientifici e delle categorie sindacali della Regione Sicilia. È una grande esperienza, un grande progetto quello che siamo riusciti a mettere insieme con l'aiuto di, voglio ribadirlo, tutti gli attori della categoria su base regionale. E con questa filiera vogliamo raccogliere una sfida unitamente agli altri distretti produttivi, che è la sfida di rilanciare il nostro tessuto imprenditoriale. Di recente, la scorsa settimana, si è tenuto un incontro col Presidente della Regione Sicilia, all'interno del quale ciascun componente dei distretti produttivi siciliani ha potuto menzionare concretamente quelli che sono i punti di forza dell'aggregazione imprenditoriale e quello che si vuole per gli distretti, quindi proposte progettuali, specifiche, bandi dedicati. Ecco, lì il Presidente ha potuto raccogliere questo entusiasmo ma insieme un grido di preoccupazione, perché non c'è più tempo, la Regione non può aspettare, non può aspettare il nostro imprenditore che è sempre soffocato da debiti e non ha un orizzonte positivo per quello che è la sua esperienza imprenditoriale. E allora il Presidente ci ha rimandato a breve con degli impegni concreti. A breve avremo un nuovo incontro con gli assessori dedicati alla categoria agricola e alle attività produttive, all'interno del quale avviare un percorso innovativo, una nuova esperienza, una nuova avventura che non vede soltanto il riconoscimento dei distretti produttivi, ma connota queste esperienze, queste realtà all'interno di una visione più generale e edonistica che vuole i distretti come motore di propulsione e come momento di svolta imprenditoriale per la Regione Siciliana. Quindi il nostro auspicio è che presto tutto ciò accada per le tante famiglie che credono nell'agricoltura e in queste eccellenze, ma come ci insegnava l'università, oltre a pensare alla produzione bisogna pensare a vendere, che è la cosa più importante. Grazie. Grazie a lei. Invece adesso chiedo a Salvatore Lentinello, che è il presidente del consorzio di tutela del pomodoro di Pachino. Allora, innanzitutto vale la pena dire che è un IGP, ma in che modo voi come consorzio tutelate questo pomodoro che in qualche modo è diciamo anche vessillo, baluardo per chi cerca anche di imitarvi, e come diffidare dalle imitazioni? Buongiorno, intanto grazie per l'opportunità.
Praticamente il pomodoro IGP di Pachino viene riconosciuto ormai dai consumatori sia nazionali che esteri come un prodotto di assoluta qualità. Ovviamente è diventato un brand che purtroppo viene confuso a volte dal consumatore, in quanto quando si vede un pomodoro piccolo, rotondo e rosso, viene denominato Pachino. Questo sia da un punto di vista ci dà maggiore visibilità e maggiore conoscenza, da un altro punto di vista ci dà in qualche modo l'obbligo di avere un ruolo di tutela molto forte e importante per fare capire al consumatore che il prodotto è Pachino se viene da Pachino, che è una città appunto e non una tipologia di pomodoro. Ora finalmente siamo riusciti a fare certificare come GP anche due ulteriori tipologie di pomodoro, il Plum e il Mini Plum, per cui diciamo che ora la famiglia dei pomodori è al completo e possiamo offrire al mercato tutta la gamma di prodotti coltivati nel nostro territorio. La sfida è quella di andare a conquistare sicuramente mercati nuovi, premianti, perché i nostri agricoltori, dovendo operare in una zona al limite della capacità di coltivazione, non riescono ad avere delle rese importanti, per cui hanno necessità di trovare dei mercati premianti in cui poter vendere al prezzo giusto lo sforzo del loro lavoro. E diamo invece adesso la parola a Marco Battaglia, che è il vicepresidente del consorzio Finger Lime, che viene anche ribattezzato come le perle di Sicilia, perle di agrumi. Ci spieghi meglio di che cosa si tratta? Buongiorno, allora il Finger Lime è un agrume di origine australiana, l'ho conosciuto durante una fiera a Berlino e la cosa che mi ha spinto a proseguire nella ricerca è stata appunto la sua natura, è un agrume, quindi ho detto in Sicilia, terra di agrumi, se lo possono fare loro lo possiamo fare pure noi. Adesso, in un settore che a mio avviso soffre da tempo di un deficit nell'innovazione, e in innovazione non solo nel campo varietale ma anche in tutta la filiera, sia verticale che orizzontale, può essere un utile strumento per rivalorizzare e promuovere la nostra regione e le nostre eccellenze agroalimentari. Quindi col Finger Lime, che oggi possiamo tranquillamente dire che ha una nuova patria che è la Sicilia, può essere l'occasione appunto per ridare slancio al settore agrumicolo soprattutto, che da noi ricopre un importante ruolo nell'economia regionale. Grazie, da innovazione in qualche modo anche nel campo agrumicolo passiamo ovviamente a uno di quei frutti che in assoluto piace ed è sempre sulle nostre tavole, e adesso parlo con Gianni Ragnolo, che è il presidente del consorzio di tutela di uva da tavola di Mazzarone. Anche in questo caso è un IGP. Esatto, il nostro è un consorzio appunto che ha un territorio di 12.000 ettari circa, si estende in due province, la provincia di Catania e la provincia di Ragusa. E all'interno abbiamo 160 associati e per un totale di circa 7.000 ettari vitati. Il nostro prodotto a marchio, già ormai riconosciuto dalla grande distribuzione, sta avendo ogni anno maggiore interesse, quindi stiamo vedendo che sta crescendo l'interesse da parte della grande distribuzione e altrettanto sta crescendo l'interesse da parte della produzione ad aggregarsi anche al consorzio, perché effettivamente l'IGP, che è un marchio appunto diverso da un'identificazione che promuove un territorio per le caratteristiche peculiari che ha, dà un valore aggiunto. E abbiamo lottato perché da noi giustamente si sa che l'individualità è sempre quella che per ora primeggia, però stiamo pian piano riuscendo ad aggregare sempre più appunto più forza dentro il consorzio e quindi avere anche la possibilità di gestire meglio e di dare alla produzione la redditività economica che serve per crescere. La ringrazio. Si parla tanto della necessità di fare bene comune, quindi di unirsi insieme e a questo proposito è bene parlare con una delle rappresentanti ovviamente del Consorzio Orticolo Sud-Est di Sicilia, esattamente Carla Armenia. Buonasera Carla. Allora parliamo dell'importanza della quale in questo momento storico vi state occupando, cioè la trasformazione in un vero e proprio consorzio. Perché sentite questa necessità?
Intanto grazie per questa opportunità, sento veramente comunque sia da vicino questa causa, anche perché di fatto il consorzio orticolo del sud-est sta aspettando ancora il riconoscimento da parte della regione Sicilia. Il futuro della Sicilia passa per forza di cose dai distretti produttivi, infatti proprio la nostra intenzione è quella non soltanto quindi a livello economico, come si diceva precedentemente, di attaccare, diciamo così, aggredire i mercati europei, ma soprattutto della qualità e di riscattare l'agricoltura siciliana. All'interno del nostro consorzio uno degli obiettivi per l'appunto è quello della filiera corta, una filiera che parte dalle aziende sementiere, da 100 aziende agricole, ma anche comunque sia ha degli scopi innovativi come la sostenibilità, addirittura all'interno abbiamo anche delle aziende di trasformazione che sono capaci di ridurre gli sprechi quindi alimentari, pensiamo ad esempio al pomodoro e pensiamo soprattutto che una delle basi nevralgiche del nostro consorzio è proprio la città di Vittoria, che è riconosciuta proprio per la sua attività produttiva. E all'interno del nostro consorzio in fase di riconoscimento distretto per l'appunto abbiamo anche dei servizi che tutelano la qualità e la trasparenza del consumatore. Quindi come si diceva poc'anzi è sicuramente una sfida, l'unica possibile per intercettare anche tutti quegli stimoli e gli input dall'Unione Europea e la programmazione, oppure ancora perché non usufruire finalmente anche di quelle premialità del PSR e degli altri bandi che danno quindi tutti questi benefici ai distretti produttivi. Benissimo, grazie Carla. E a proposito della necessità di fare sistema, parlo proprio con Federica Argentati, che è presidente del distretto Agrumi Sicilia. Lei stessa sente anche come realtà territoriale la necessità di fare sistema per ottenere quali altri risultati? Il distretto Agrumi, che tra l'altro nasce inizialmente come distretto Arancia Rossa, adesso è Agrumi di Sicilia già da un bel po'. L'idea e la necessità è certamente quello di lavorare per filiere in Sicilia. Se non riusciamo ad organizzare ogni singola filiera, chiaramente l'intero sistema agroalimentare difficilmente, a mio parere, potrà emergere davvero. Il distretto Agrumi è una realtà che aggrega moltissime imprese della filiera e tutti i consorzi di tutela delle produzioni di qualità, quindi dall'arancia rossa al limone IGP di Siracusa, l'Interdonato, la DOP Ribera, e poi abbiamo anche, stiamo sostenendo un percorso sia del limone dell'Etna che del tardivo di Ciaculli. Perché? Perché riteniamo che al di là della singola azione di tutela e promozione dei singoli territori in cui questi agrumi vengono appunto coltivati, fare un'azione di sistema con un brand Sicilia possa fare sicuramente la differenza. I distretti non sono strutture che commercializzano, ma sono strutture che hanno il compito di creare opportunità alle imprese e al territorio, che hanno la funzione di anche creare quella cultura di impresa, inclusione sociale all'interno della filiera stessa e sviluppo e innovazione. Io ritengo che il distretto Agrumi ha fatto tantissimi passi in avanti. È chiaro che non abbiamo avuto fino a questo momento grande supporto da parte della regione siciliana. La scorsa settimana abbiamo fatto un incontro con il presidente della regione, che ci ha assicurato interesse, sviluppo, che poi alla fine significa, a parte il riconoscimento, significa un coordinamento tra gli assessorati attività produttive e agricoltura, significa anche poter accedere ai bandi del PSR e del POFERS, non in maniera particolare, ma così come tutte le altre strutture esistenti in Sicilia. Devo dire che, ripeto, la regione purtroppo fino a questo momento non è stata di grandissimo aiuto, però la speranza che adesso le parole del Presidente si possano trasformare in realtà c'è sicuramente. Grazie. Grazie a lei. Nel frattempo sono raddoppiati i miei microfoni e siamo adesso, a proposito di regione, del contributo che la regione può dare, con Pietro Miosi, che è il dirigente dell'area marketing dell'assessorato agricoltura. E si è parlato tanto di consorzi, di distretti, della necessità di lavorare insieme per ottenere risultati comuni. La regione in che modo anche risponde a queste esigenze? Intanto dando l'opportunità ai consorzi, ai distretti, alle imprese, almeno per quello che mi riguarda,
di avere visibilità a livello internazionale. Noi, per quanto concerne le fiere dell'ortofrutta, abbiamo organizzato la partecipazione delle imprese alla fruttologistica, che è la fiera più importante a livello mondiale, alla quale partecipiamo da quando è nata. Siamo qua presenti al MACFRUT, che è la più importante fiera dell'ortofrutta a livello nazionale, una fiera che sta crescendo. Oggi vedo un'affluenza maggiore rispetto agli anni passati, quindi anche qui ci sono buone opportunità di incontrare buyer che vengono da centinaia di paesi da tutto il mondo. Quindi le opportunità che offriamo sono queste, ma nell'ambito del PSR c'è anche una misura, io qui la vorrei ricordare, la misura 3.2, che finanzia le attività di informazione e comunicazione e promozione alle associazioni di produttori, quindi ai consorzi, non ai distretti, perché dicevano bene prima i rappresentanti dei distretti, in queste misure la Commissione europea purtroppo non ha consentito di inserirli come beneficiari. Questo fa sì che le produzioni regionali di eccellenza abbiano visibilità, dicevo, attraverso sia la partecipazione alle fiere che attraverso tutte le attività di comunicazione, promozione dei punti vendita e informazione, perché di questo c'è necessità. Io ho assistito 2 giorni fa ad un convegno dove è stata presentata una ricerca di mercato fatta da Ismea e da Nielsen, e purtroppo ai noi dobbiamo riscontrare che non c'è un marchio, un brand privato dell'ortofrutta siciliana che abbia una notorietà nel consumatore nazionale. Hanno rilevato notorietà fino al 1,5% del campione e non ne risultava neanche uno, diciamo, a livello regionale come brand siciliano. Confortante invece era il dato che, per quanto riguarda i brand a denominazione d'origine, quindi i marchi DOP e IGP, il pomodorino di Pachino aveva, l'IGP pomodoro di Pachino aveva una notorietà dell'82%, al secondo posto dopo la mela della Val di Nonni. Quindi diciamo che da questo punto di vista un plauso va al consorzio che ha fatto un buon lavoro. Questo per dire che cosa? Che non è che ci possiamo fermare, dobbiamo andare sempre più avanti. Intanto bisogna andare a certificare la produzione e dare sicurezza al consumatore. Da questa ricerca è venuto fuori che la gente chiede tracciabilità, chiede gusto, cioè la gente non ne può più di mangiare della frutta che non ha sapore. Spesso i buyer della distribuzione organizzata comprano la frutta in base al prezzo, quindi in base a chi offre il prezzo minore. Invece la gente è disponibile a spendere anche il 20-30% in più per comprare una frutta di cui conosce la provenienza, che sia tracciata, quindi gli dà sicurezza e soprattutto che abbia gusto. Siccome le nostre produzioni tutto ci possono dire tranne quello che non ha gusto, secondo me noi là dobbiamo puntare. Deve diventare una delle leve di comunicazione che dobbiamo utilizzare, che i consorzi devono utilizzare, per dire che in Sicilia c'è più gusto rispetto alle altre regioni o agli altri paesi che producono ortofrutta. Se noi riusciamo a fare questa operazione tutti assieme, pubblico e privato, secondo me possiamo emulare altri modelli che abbiamo messo su, che so, nel mondo del vino, dove, diciamo, il comparto del vino, siamo stati di recente al Vinitaly, ha avuto un gran successo, siamo stati la regione più citata sui social, più visitata, le imprese sono molto soddisfatte, e quindi quella è la strada maestra che secondo me dobbiamo seguire tutti. Grazie dottor Miosi. E dulcis in fundo, il presidente del consorzio Euroagrumi Sicilia, il dottore Salvatore Rapisarda. Buonasera dottore. Allora, si è parlato tanto di consorzi, di distretti, del ruolo che deve avere anche la Sicilia in quanto regione, in quanto ente, per supportare il lavoro dei consorzi, però diciamo che la Sicilia non si distingue solo ovviamente per l'arancia, ma per tutta una serie di prodotti che sono veramente vetrina anche nel mondo. L'importanza principale anche nel contesto del MACFRUT della regione Sicilia, che è riuscita in questo caso a unire in qualche modo più consorzi differenti. Federico II diceva: non invidio il paradiso a Dio perché sono ben felice di vivere in Sicilia. Questo è il parterre di ospiti che abbiamo nell'ambito di questa conferenza,
ci dà l'idea della eccellenza, della qualità, delle produzioni di una delle regioni che ha la maggiore vocazione per l'agricoltura biologica e il maggior numero di prodotti a denominazione. Basti pensare che già solo nella zona del Catanese, dell'Etna, abbiamo una innumerevole quantità e addirittura alcuni non li abbiamo neanche richiesti, sono dei prodotti, mi riferisco per esempio a broccolo nero, a cavolfiore violetto, delle eccellenze e delle tipicità che gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone vengono lì a copiare. Se li copiano, un motivo c'è, vuol dire che abbiamo i prodotti migliori del mondo, per cui si tratta semplicemente di avere ora l'organizzazione, migliorare l'organizzazione, mettere insieme, come abbiamo fatto in questa tavola rotonda, prodotti, creare un paniere, e questo sicuramente spiana la strada ad avere un successo commerciale che i produttori meritano, perché al di là delle cose poi cozziamo con la realtà dei fatti, con l'economia che tante volte non dà la gratificazione al produttore di poter avere, di poter sostenere, di poter proseguire con soddisfazione l'attività. Allora la strada maestra è questa, credo che l'unione fa la forza e questa è la verità in assoluto che dobbiamo sempre inseguire, e col cappello della regione siciliana naturalmente, che ringraziamo perché in queste manifestazioni da Fruit Logistica di Berlino a Mac Frutt di Cesena e le tante altre iniziative, il Vinitaly per il vino, certamente danno la possibilità alla nostra regione di fare quel salto in avanti che merita per poter dare poi soddisfazione ai nostri produttori. Grazie dottore Rapisarda. In chiusura però vorrei un attimo parlare di questo libro che è Nutrire il pianeta, edito e scritto da Carlotta Rapisarda e Fabrizio Rapisarda. È un libro nel quale fondamentalmente si parla di un paradosso alimentare. Ci spieghi meglio? Una semplice battuta. Gandhi, come Papa Francesco, dicono che nel pianeta c'è cibo per tutti, però questa economia uccide. 815 milioni di persone che soffrono la fame, e la quantità di alimenti che noi abbiamo basterebbe per nutrire 2 o 3 pianeti. In questo libro si spiega scientificamente il perché ci sono queste produzioni pro capite che sono in eccesso rispetto al fabbisogno e non si riesce invece a nutrire in molti paesi, in molte parti del mondo, in maniera adeguata queste persone. Poi una nota di carattere religioso, perché affronta anche le prescrizioni religiose, e se seguissimo tutte in qualunque parte del mondo qualunque delle fedi religiose professate dai musulmani ai cristiani, all'induismo, al buddismo, guardate che tutte dicono sostanzialmente la stessa cosa: moderarsi nell'alimentazione. Moderandosi nell'alimentazione risolviamo il problema della fame da un lato e il problema dell'iperalimentazione con le malattie conseguenziali dall'altro lato. Quindi è una gran bella cosa, una bella lettura, tra l'altro è stata l'occasione anche per farlo conoscere a tanti altri amici che venivano nella nostra regione. Perfetto, grazie dottore Rapisarda, e a questo punto io direi di concludere questa bella chiacchierata che abbiamo avuto con i relatori e gli interlocutori con un brindisi. Concludiamo dunque con questo brindisi che suggella la fine di questa tavola, di questa chiacchierata, ovviamente spremuta di arancia rossa, di Sicilia IGP, diffidate dalle imitazioni ovviamente, perché voglio dire non abbiamo eguali nel mondo e in generale, comunque anche nei paesi limitrofi. Quindi il rosso porta fortuna, quindi buona fortuna a tutti. Alla Sicilia e ai nostri produttori. Grazie.